Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, questa volta con Lorenzo Muselli, vincitore del nazionale italiano con Kashtira, per parlare del risultato che ho ottenuto. Ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare l'ospite. Allora, io sono Lorenzo Muselli, faccio parte del team Armageddon. Da poco sono entrato e diciamo che in Italia è uno dei più forti, sono il più forte, e in Europa è uno dei... cioè si contraddistingue, insomma. E niente, diciamo che il mio percorso inizia, rinizia, diciamo, dal nazionale scorso. Insieme a Luca, insieme a Andrea Sessa, a Germano, abbiamo incominciato, diciamo, un percorso che è appunto iniziato al nazionale scorso e che sta continuando anche adesso. Diciamo che a livello di top, ne avevo anche prima, cioè il mio ultimo torneo che avevo fatto è stato pre-Covid, il 2019, a Milano, c'era il YCS e sono arrivato terzo. Okay. Dopo quel torneo lì, non ho fatto più tornei per 2 anni e mezzo perché c'è stato il Covid, eccetera. Il mio primo torneo post-Covid è stato il nazionale e abbiamo fatto insieme nazionale, europeo, poi c'è stato Utrecht, il YCS, c'è stato Dortmund, c'è stato Lione, c'è stata Londra e poi c'è stato il nuovo nazionale. E di questi, quanti sono? 6 tornei? Sono 7 tornei, di questi 7 tornei, 6 abbiamo fatto top e l'unico che non è stato Dortmund, l'unico perché diciamo che ci siamo accorti di una cosa che dopo, nel senso di una strategia che ci è venuta in mente dopo alla domenica, il side event, che se ci veniva in mente prima era un'altra storia, però vabbè, va bene così. Io però non avevamo tirato fuori Tirlamens FTK. Esatto, cioè c'era una cosa che poi ci è venuta in mente dopo. No, aspetta un secondo, in che senso Tirlamens FTK? Spiegate. Allora, in poche parole, in quel meta lì si giocavano dalle 15 alle 18 HT mediamente in tutti i mazzi, sì. Quindi erano 9 Bestial, 3 Kelbeck e 3 Avnis se giocava in Tirlamens, più gli Araldini eventualmente, e in altri matchup tipo Sprite se ne giocavano 18 includendo Gamma e quelle robe. E cosa succedeva? Che quando uno ti fa Bestial, Avnis o Kelbeck, quello che succede è che ti evocano sempre un mostro sul terreno durante il tuo turno. Quindi tu partivi, facevi finta di andare sotto le loro HT, loro ti guardavano come se tu fossi uno che non sapeva giocare, poi gli facevi mina mistica, ti risciaffolavi i tuoi mostri e lui aveva perso perché non giocava out. E tu con la trappola Gravekeeper... Ci siamo resi conto che, cioè, potevamo fare questa roba proprio a livello... statisticamente. Perché... Se noi avessimo giocato Beatrice, ok? Mm-hmm. Cioè, Beatrice la giocavamo, però non giocavamo la trappola che era Bridge, Salvation. Mm-hmm. Quindi tu a quel punto facevi Beatrice, mandavi Salvation, aggiungevi Mina, facevi Unicorno, ti risciaffolavi l'unicorno e attivavi Mina. E potevi fare sia Unicorno che fare Bitcop, quindi comunque ci arrivavi sempre a fare Mina e a pulirti tutto il field, indipendentemente da come partivi. E la cosa bella era che tu ti potevi andare di Mudora o di Keldo, ti andavi la Gravekeeper trap, perché l'unica auto che si giocava in Tirlamens era Heartbeat, sì. E di conseguenza una volta che fai Mudora ti prendi la Gravekeeper trap, ogni turno dichiaravi Heartbeat e quindi automaticamente vincevi la partita. Ammetto che sarebbe stato molto divertente vederlo, però nessuno ci ha mai provato. Sì, non tanto, non penso tanto per la banlist successiva, però è andata un po' così quel torneo. Vabbè, è stato un po' sfortunato. Comunque, diciamo, di risultati ne avete fatti anche abbastanza. Adesso, domanda importante, come è andato il torneo? Non mi dire bene, perché potrei venire lì a romperti del ginocchio. Vorrei sapere proprio i vari matchup cosa diciamo, è beccato. Al nazionale, allora, mi devo ricordare un attimo. Ho beccato 2 Samurai, 1 Despia, 2 Matmech, 1 Sprite, 1 Flander, comunque... Tutti i mazzi diversi, tipo 2-3 Kashtira, sto dicendo in Svizzera, sì. Quindi sono 11 turni, For Soul e all'ultimo turno ho preso Purrelli, che sono andato pure al Future Match, okay. E c'era il Future Match contro Purrelli, questo in Svizzera, sì. Poi in top
32 ho preso Dragon Link, in top 16 ho preso un mio amico che giocava a Kashtira, Mario, okay. E in top 8 in Future Match, vabbè, quello, il mio compagno di team che purtroppo ha briccato due volte contro Samurai, in top 4 sono andato contro Despia e in finale ho vinto contro Vanquish di un amico, Michelangelo. Volevo dire che comunque è stato un nazionale comunque a livello di mazzi molto molto complesso da preparare, perché comunque noi all'inizio ci stavamo preparando solamente contro Kashtira, però abbiamo avuto comunque, diciamo, il pensiero che è il nazionale, cioè il nazionale non è un OCS, non è un torneo internazionale, quindi sapevamo che comunque andava a beccare mazzi totalmente diversi tra di loro, cioè non, sicuramente non facevi 11 turni a beccare 6 mirror match, questo no, e quindi abbiamo deciso di essere più versatili possibili, infatti giocavo alle perma di me al posto degli Eclipse proprio perché per avere più versatilità andando secondi, e questo no, la lista è perfetta. Cioè, è stato perfetto. Il torneo poi è stato magnifico. Se hai vinto, sicuramente ha performato bene. Passando adesso alla decklist, come mai hai scelto proprio Kashtira e come hai tirato fuori la lista? Allora, diciamo che all'inizio del formato, dopo che c'è stata la banner di Tier, quindi prima di Londra, io non volevo giocare Kashtira perché non mi piaceva come mazzo. Cioè, proprio non mi piaceva. Cioè, ho provato Sprite, ho provato Sprite Runic, tutti i mazzi, però alla fine non riuscivo costantemente a vincere contro Kashtira. E di conseguenza ho detto, vabbè, tipo una settimana e mezza prima di Londra, ho detto, vabbè, gioco Kashtira. Londra è andata bene, sono andato in top 16. E quindi, vabbè, ho deciso di riconfermarlo pure per il nazionale, perché comunque è un mazzo che ormai conosco bene, che alla fine, ora come ora, mi piace giocare perché lo conosco bene, appunto, e perché penso che obiettivamente è il mazzo più forte del formato. Cioè, può piacere o non piacere, però obiettivamente a livello meccanica di gioco, gli engine, è nettamente più forte, cioè oggettivamente, che piaccia o no. E quindi ho deciso di giocare quello proprio perché penso che sia il più forte. E niente, poi la decklist la sera prima era totalmente diversa, era contro il mirror match, cioè il venerdì sera era totalmente diversa, perché obiettivamente ho detto, vabbè, penso che mirror match ne becchi tanti. Poi però abbiamo ragionato e mi ha detto, ma cazzo, ma cioè, è il nazionale italiano, ci sono sempre mazzi di diverso tipo, eccetera, quindi abbiamo diversificato la cosa e è andata bene. Abbiamo messo tipo Kashtira Ogre, che spesso non si vede nelle decklist, però è una carta che comunque mi piaceva, perché quando ti facevamo partire a mirror match avevi la possibilità di lockare 5 con Arise, che è fortissimo. Adesso si stavano giocando nel formato scorso pre-banned, si giocavano molte quick spell, book, talent, enemy, e non potevi passare lockando solamente 3 zone, perché se locchi solamente 3 zone perdi la partita, quindi devi massimizzare la possibilità di fare lock 5 quando ti fanno partire, e quindi abbiamo deciso di giocare Ogre per quello. Poi c'è un altro motivo importante, che la gente solitamente voleva sempre andare con mirror match. Al momento in cui vedono che tu giochi Ogre, l'avversario si spaventa a mandarti prima, perché se tu solamente tieni dentro una carta in più post side, che è quella Ogre lì, se loro ti fanno partire e tu vedi Ogre e loro non c'hanno interruzione, loro hanno perso. Anche perché comunque, essendo un formato di HT quello scorso, di entrata, proprio perché c'era Samurai, avere Ogre sul terreno a grind game è fortissimo, perché stacca il mazzo ogni volta che l'oppo ti attiva un HT anche in Memphis 2, tu guardi la pesca dell'oppo e decide cosa pesca l'oppo praticamente, quindi questa cosa è fortissima secondo me, ed è sottovalutata, ed è molto spesso la cosa che mi ha fatto vincere delle partite, proprio mettere giù Ogre anche in main 2, prendermi quell'ash su Teosi, però controllare la sua pescata e giocare di conseguenza. È un 2008 che picchia assolutamente. Sì, quindi no, io la decklist la riconfermerei tutta, anche la side, tutto perfetto secondo me. Droll fortissimo, vai, la riconfermerei tutta. Ma a parte Ogre c'era anche qualcos'altro di un po' esotico o il resto era abbastanza standard? Diciamo che allora il main era abbastanza standard, giocavamo forse giusto un talent giocavamo di main, perché volevamo, allora sicuramente non 3 talent abbiamo deciso, perché 3 talent è una carta che comunque pesa, perché tu giochi 3 talent e vai primo e ne peschi 2 e l'oppo non ti tira HT, non tira in trap o comunque ti tira magari una perma, tu hai 2 carte in meno e quella non andava bene, quindi massimo 2. Il discorso
discorso che non avevamo spazio per la seconda, quindi abbiamo deciso di giocare giusto una e la seconda di side. E questo può essere una scelta particolare. L'altra scelta particolare era di side, giocavamo Bold. Questo formato qui non l'ho visto spesso e secondo me è una carta molto forte, perché a questo formato ci sono nello scorso formato c'erano mazzi ostici come Despia, Matmech, lo stesso Labyrinth, anche andando primo contro Samurai sul Pierce era fortissimo. Mm-hmm. Però Colled era la tua quarta carta perché giocavamo anche Bell, quindi giocando tre belle Colled eri veramente molto forte contro Despia, Matmech e Labyrinth, che sono i matchup magari un po' più ostici. Se perdi il dado o comunque se vai secondo sono ostici e quelle carte le devi vedere, quindi abbiamo deciso di massimizzare quella. Ok, poi a parte Drawl and Lock che era nel side proprio per Samurai, cioè tutte le carte devono avere la versatilità massima quando le giochi. Mm-hmm. No? Quindi una Bell può essere anche la carta che te la risolve contro Branded, ma allo stesso tempo che nel momento in cui sei molto vicino ai turni devi avere Bell per fare barone e proteggere la tua giocata dalla battle dell'oro. No, molto spesso mettevi Bell anche contro matchup che non erano, cioè in cui Bell non è forte per l'effetto, ma giusto solamente per evocare barone e per avere comunque un body giù. Per un'altra carta fortissima della serie secondo me è Barrier è stata fortissima contro Despia, pure lì. E lo stesso Mirror Match abbiamo visto che comunque quando tu c'hai Barrier e giochi bene con le risorse, comunque non le sprechi, è come far passare l'op, perché veramente era fortissimo. Niente contro Despia, ma Matmech no, però contro Purrely, che molto spesso i giocatori di Purrely ti fanno partire e tu comunque non sapendo chi parte ne mettevi giusto due contrast, comunque avendo Prosperity avevi possibilità di vederla e comunque sopra quella carta c'è scritto skip un turno letteralmente. Okay. Quindi poi si nota che la maggior parte, se non tutti, penso i Kashtira che c'erano in top, che eravamo 16 penso, o del genere, c'erano tutti i Barrier nel side perché il mazzo soffre i board breaker. Okay. E quella è una carta chainabile, quindi se uno ti tira Heavenly, Storm o tutto quanto, lui comunque sotto Barrier ci va. Ah, sì. Ci va uguale. Il motivo per cui non giocavamo Summon Limit, perché è fortissima come carta, però soffre le stesse carte da cui soffre a prescindere il mazzo. Cioè il mazzo soffre da Storm, soffre da Spolverino, da Heavenly, quelle carte lì, e Summon Limit è una carta che è fortissima, non lo nego, però sta sotto alle stesse carte di cui sta sotto di base il mazzo, mentre Barrier è una carta che comunque ti tutela da quel punto di vista. Per lo stesso principio abbiamo giocato Eclipse di main, ma piuttosto se devo prendere una carta rischiosa vado a giocare Enemy piuttosto che Eclipse. Stesso motivo, ragionamento. Ovviamente le linee di gioco sono diverse, però l'idea è quella. Ok, no, più che altro è il mono talent, cioè almeno è il pensiero che c'ho io. Giocandola proprio di mono, non rischiate di avere una carta a caso nel mazzo che forse vedete, forse no, cioè non arriva quando vi serve? Partiamo dal presupposto che ne giocavamo uno anche a Londra di main, cioè a Londra ne giocavamo uno per questione di spazio, ma il fatto della cosa forte del mono talent è che a prescindere tu non puoi pescarne due e quindi non puoi avere una carta morta in mano quando, cioè se non ne peschi due non puoi avere una carta in mano, però avere la possibilità di rivelare quando tu ti prendi HT, di poter fare prospetti e di rivelare talent, secondo me è veramente forte. Cioè è lo stesso discorso per cui volevamo giocare Spolverino di main. Volevamo giocare Spolverino di main perché rivelato di Prosperity è una carta in più che ti può dare un vantaggio ulteriore. Ad esempio, se tu fai unicorno, banalmente, sì, ti prendi Veiler, però tu c'hai già Teos in mano e c'hai Prosperity. Con Prosperity, se tu riveli talent, prendi sempre talent. Non prendi un'altra giocata, non prendi un'entrata, prendi sempre talent. Ed è quella carta che secondo me poteva fare la differenza. Non l'ho pescata molte volte, però a teoria questo era il ragionamento. Poi la cosa importante di talent è che sono tre carte in una. Quella è la cosa fondamentale, sì, di talent. Cioè, nel momento in cui tu vai per una giocata normale, cerchi sempre di fare Prosperity. Però tu puoi attivare gli altri due effetti di talent sotto Prosperity. Cioè, tu se fai Prosperity non puoi pescare di talent, ovviamente. Però puoi fare il resto, per quello va come monopair. Poi è ovvio che se parto primo, se vado contro Samurai aumenteranno i talent, perché nel side c'è un altro talent e c'è un altro trust, e più forte talent più forte trust, tecnicamente più forte talent, però allo stesso tempo trust ti aiuta a cercare barrier quando vai primo, è un nome diverso, quindi mi può cercare terraforming, mi può cercare spolverino, mi può cercare prosperity, c'è un motivo specifico per cui viene giocata la mono trust e non la seconda talent, e questi sono tutti bilanciamenti
che fai in fase di costruzione del mazzo. Esatto. Tu devi fare i numeri, quando tu un castigliano non potrai mai giocare a 43 carte, perché non farai mai top a un torneo con Castira a 43 carte. Poi c'è stata una volta in cui lui l'ha giocato con me, abbiamo giocato un regionale a 41, ma perché giocavamo, ad esempio, portavamo la macchinina per cercare pianeta, robe malate. Però cioè, devi aumentare la consistenza se aumenti le carte, e se tu aumenti le carte senza voler aumentare la consistenza, non vai da nessuna parte. Motivo per cui anche Ogre funzionava nel mazzo, perché mi dava un target in più da usare con le sei magie di Castia. Abbiamo cercato di rendere il mazzo più versatile su X turni che devi fare nella nazionale possibile. Anche la monotrust banalmente al nono secondo può essere una giocata, quindi dovremmo essere... non devi mai avere carte morte. Okay. Poi ovvio che se una carta è planet, non è che dici se ne pesco due le pesco due, anche unicorno ne pesco due, va bene, però esatto, diciamo, spiegata così ha un suo senso, cioè capisco il perché. Allora a livello dei giocatori com'era, nel senso, è stato semplice vincere oppure ci sono state delle partite che comunque hai rischiato di perdere? Allora, partendo dal presupposto che secondo me vincere non è mai semplice, cioè vincere vuol dire che ok, tu sei più forte dell'avversario, ma devi giocartela sempre bene, non puoi calare la concentrazione, perché comunque sei al nazionale, sei un torneo grosso e quindi vuoi far sempre far bene, e la concentrazione è la prima cosa. Riguardo il livello dei giocatori, secondo me in Italia attualmente il livello si è alzato, secondo me molte persone sono migliorate, secondo me, e la community ha alzato proprio l'asticella, quindi c'era secondo me un buon livello, e secondo me siamo uno tra i paesi, diciamo, più forti d'Europa, comunque dell'Europa, sì. Quindi basta pensare che nella classifica dei primi giocatori europei di quest'anno ci sono 5-6 italiani su 32. Quindi beh, non è pochi. Gli italiani, secondo me, soprattutto quest'anno, hanno veramente fatto bene, e secondo me è una prova di quanto comunque ogni anno alziamo l'asticella. Attenzione, perché questa nazionale qua era più complicato di un ICS. Sì, perché proprio, cioè, il result dovevi fare 9-2, molti 9-2 non sono entrati. Tipo Diego, ad esempio, esatto, 10... un giocatore fortissimo. Esatto, però... ad esempio l'ex campione nazionale, quello che è il mio amico Diego, sì, sì, ha vinto il nazionale l'anno scorso, ha fatto 9-2 quest'anno e non è entrato perché per il rating. Quindi a livello di, cioè, c'erano tante persone e la nuova regola della top 32 non ha aiutato sotto questo punto di vista, cioè non è, allora diciamo che non è premiantissimo, perché questo gioco c'è una canzone di Fort Minor che dice: una percentuale fortuna, una percentuale bravura, una percentuale è la voglia di arrivarci, una percentuale è eccetera eccetera eccetera. Tu comunque devi sempre giocare con queste cose qui. Mi viene in mente di nuovo Dortmund, avevamo i migliori giocatori, avevamo il migliore mazzo e lui si è ritrovato a perdere in bolla da un ragazzo che ha pescato l'unica out su tutte le carte che aveva nel mazzo, l'ha pescata quando lui avrebbe millato tutto il mazzo il turno dopo. Però diciamo che, tornando al discorso di prima, secondo me il nazionale è sempre un torneo importante. Il livello, secondo me, però, nei USCS è più, diciamo, è più elevato. Sì, sicuramente. Oggettivamente. Quindi quello è oggettivo, anche perché comunque l'italiano che va a fare il YCS non è l'italiano che va a fare il nazionale, banalmente, perché non tutti vanno a fare il YCS, il nazionale bene o male lo fanno tutti, perché comunque è un'esperienza che secondo me va fatta. Soprattutto io all'inizio, quando ho iniziato a giocare, parlo di 10 anni fa, quando ho iniziato a giocare che avevo 12 anni, 13 anni, facevo solamente il nazionale e secondo me era un torneo difficilissimo, e capisco che molta gente che magari ha iniziato dopo il Covid facendo fa solamente il nazionale, ma perché? Perché ha cominciato da poco, giustamente, no? E questo secondo me è la differenza di livello, diciamo. Qui c'è una bella digressione da fare, nel senso che sia io che lui giochiamo da ormai oltre 10 anni, poi con alti e bassi, ma la cosa che si è vista proprio nel gioco, invece dopo il Covid, è la differenza di come passano le informazioni. Adesso tu puoi prendere, andare su Twitch e guardare un pro player 4 ore al giorno. Prima o avevi la fortuna di avere Stefano Memoli in fumetteria, come è capitato ad esempio a Lorenzo, o comunque sia, sai, nel momento in cui il tuo modello di fumetteria, diciamo per assurdo, farebbe 4-4 al nazionale, è difficile
utile, perché come negli scacchi tu devi sempre cercare di confrontarti con qualcuno un filino più bravo di te, cioè non puoi andare a giocare contro uno che è un fenomeno e non puoi andare a giocare contro uno che non sa tenere in mano le carte, perché sennò non puoi migliorare, cioè devi fare un gradino alla volta. Lui ha fatto 9 top prima di vincere un evento, non è che se l'ha inventato di prendere e vincere un evento così. Esatto, io penso che comunque come tutte le cose bisogna, cioè non bisogna abbattersi quando un torneo va male, ma non bisogna esaltarsi quando alla prima top, cioè bisogna avere calma, e quella che poi alla fine ti porta ai risultati, secondo me. Sì. Perché cioè, ovviamente come ha detto Luca prima, io non, quando ho iniziato non c'era Twitch, sì c'erano le dei profili su YouTube, però in particolare cioè io puntavo a migliorare facendo il local, perché c'era Stefano Memoli, Enti, Minicozzi, c'erano i grandi giocatori, io li guardavo, li ammiravo e imparavo da loro. Adesso un attimo è cambiata la cosa, perché capisco che l'informazione passa più velocemente e quindi è così. Però secondo me anche in questo nuovo, diciamo, in questa nuova generazione così, ci vuole, diciamo, testa. E come ho detto a dei ragazzi che mi hanno chiesto consigli, secondo me la cosa migliore è non abbattersi quando i tornei vanno male, ma imparare dagli errori. E ti serve un gruppo, eh? Voi essendo un team competitivo, giocate tutti ad alti livelli, anche riuscire a imparare dagli altri è molto più semplice rispetto a una persona che si trova in fumetteria, ovviamente, perché comunque ci avete sempre a fianco un altro esempio comunque altrettanto forte che è capace di darvi i giusti consigli, cioè non consigli, delle giuste tips su come, ad esempio, modificare il mazzo o fare determinate giocate. Poi immaginati in un meta in cui ci sono 10 mazzi forti diversi, tipo questo, c'era sì. Kashtira, Bright, Labirinto, Deathmatch, capisci? Conoscerli tutti è difficile, cioè quello che uno fa di solito nel gruppo è dire, anche se poi giocheremo tutti lo stesso mazzo, ognuno testa un mazzo diverso e dice i punti di forza e le debolezze che hanno gli altri mazzi. Oppure metti che ti viene in mente un'idea per fare Exodia tutti i turni. È difficile se non c'è qualcuno con cui provarla prima dell'evento, questa idea qua. Esatto, cioè, secondo me bisogna avere un gruppo, non tanto perché devi sentire parte di un gruppo, ma perché secondo me per preparare un torneo al meglio da solo è letteralmente impossibile, cioè è veramente impossibile, cioè se tu vuoi, pensi di lo puoi fare, perché non lo puoi fare, ti può anche andare bene, però alla lunga capisci che senza un gruppo di persone con la quale testi o comunque con la quale con le giochi e migliori di volta in volta, i risultati non arrivano quantomeno costantemente. Per avere costanza bisogna avere un gruppo consolidato e bisogna avere, diciamo, voglia di raggiungere. Mi sembra assolutamente giusto, perché poi anche stai da solo non credo sia divertente. Allora, adesso io passerei alle domande sul competitivo, perché io ovviamente mi ritengo scarso, non metto subito le mani avanti, e vorrei capire adesso come si riesce effettivamente, partendo da zero, ad arrivare a questi livelli. Cioè effettivamente io quanto devo testare, dove devo testare, il real, online, quanto influisce invece il mazzo forte e tutte le staple, perché molte persone mi seguono e mi chiedono consigli, però io non sono la persona giusta, e visto che ci sei te mi sembra tu mi sembri molto più competente di me in merito. Vabbè, allora quello che posso dire riguardo la mia esperienza personale, sì. E secondo me, allora, per migliorare, quindi se uno mi chiede come faccio a migliorare, come faccio a, io gli posso rispondere dicendo che, come abbiamo detto prima, devi avere i tuoi amici, migliora insieme alle persone con la quale vai a fare i tornei, con la quale giochi, migliora insieme, perché se migliorate insieme migliori, come il condividi esperienza su Pokémon, cioè sì. Uguale, è tipo il bug, no? Quindi ci servono gli amici per migliorare. A livello di testing, allora, ci vuole un giusto compromesso, secondo me. Ovviamente sì. Non puoi giocare 10 ore al giorno. Però, secondo me, sono sempre dell'idea che non è importante la quantità, ma la qualità. Cioè, se tu testi 10 ore, però testi a caso, giocando partite contro un muro, non ha senso. Se invece testi anche solo 2 ore, con comunque persone più forti di te, e lì è lì che fa la differenza. Anche online e offline deve esserci il compromesso, perché giocare dal vivo, cioè avere le carte in mano in una top, non è avere le carte in mano sul computer o stagliato sul letto di casa tua. Allora, secondo me c'è da fare, diciamo, posso fare una differenza tra due cose. Cioè, l'ambito, cioè l'aspetto quello del mazzo, ok? Quindi tu devi imparare bene il mazzo, devi saperlo giocare, ok? Quindi tu, la prima cosa che devi fare quando tu vuoi andare a un torneo, devi conoscere bene il mazzo, ok? Questo come lo fai?
testando su DB va bene, con la testa però non a caso, o testando anche in Real. Quindi in Real, se non si hanno le carte, banalmente le proxy, come facevo io ai tempi, i giochi proprio in fumetteria, perché cioè avere le carte in mano è una cosa diversa da averle sul computer, secondo me. E quindi questo è un aspetto. E l'altro aspetto è riguardo se stessi. Cioè, tu quando vai a un torneo non basta conoscere il mazzo, non basta sapere per la perfezione tutte le combo, tutte le strategie, eccetera, ma devi essere bravo a giocare il primo turno come se fosse l'ultimo, o l'ultimo turno come se fosse il primo. Cioè, perché ad una certa, quando vai a un torneo, fai primo, secondo, terzo, quarto, quinto turno, è un giocatore inesperto, giustamente arrivato al terzo, quarto turno, la sente la pressione. Oppure se stai 4-5-0 dici boh, ma a posto, sono in top. No, se tu ne prendi due sei fuori, non puoi permetterti di fare 9-0-9-3, sei fuori. Quindi esatto, quindi bisogna secondo me lavorare in primis sul mazzo, quello è poco ma sicuro, e poi anche sul lato personale, però quello secondo me lo acquisisci con l'esperienza, quindi facendo più tornei possibile. Quindi il consiglio che posso dare io è: se da una parte giocare costantemente, quindi essere a conoscenza di tutti gli effetti, di tutte le possibilità che può fare il mio avversario, quindi non arrivare impreparato, dall'altro canto devi fare esperienza, secondo me. Quindi più tornei fai, più acquisisci consapevolezza, quindi magari, non so, incominci a dai local, poi fai qualche regionale, i regionali magari i primi non vanno bene, però continui e acquisisci una consapevolezza, un'esperienza che poi è una cosa cumulativa, cioè più tornei fai e più sai come vanno, insomma. Quindi questa è una cosa fondamentale, secondo me. E poi ripeto, cioè ci vuole, come ho detto prima, quando è possibile che il torneo vada male, l'importante è continuare sulla stessa strada e continuare con la voglia. Io voglio arrivare là, e anche se il torneo va male, il prossimo andrà meglio, senza doversi abbattere e niente, e tenersi aggiornato. Questo. Ok. Sfruttare anche i tempi che hai e gli errori. Ad esempio, se vai un ICS, tu devi cercare di utilizzare il try vitale del venerdì per vedere tutti i mazzi che ci possono essere sul field. Cioè, se tu vieni preparato per castire e vedi che sono tutti sprite, vuol dire che qualcosa l'hai sbagliato a preparare. Sotto questo punto di vista è elastici. Cioè, non bisogna avere un'idea e non cambiarla mai, ma devi saperti adattare alle situazioni. Come è successo a me con il nazionale, io avevo un'idea di mazzo che era completamente contro Kashtira, poi ho ragionato e ho detto ma non beccherò 5-6 Kashtira, ne becco di meno. E quindi ho rifatto la lista in questo senso. Poi riguardo al discorso delle carte, dell'avere il mazzo, dell'avere le staple, queste cose qui. Secondo me la cosa che consiglio di fare è di non vendere, o comunque quando prendi una staple, che può essere un Ash o può essere Impermanence, Book of Moon, quelle carte lì, di non darle via ma di tenerle banalmente, così che poi a una certa arrivi ad avere tutte le carte, diciamo, staple, come possono essere le entrap, le trappole, le magie, e così quando ti serve il mazzo ti basta reperire solamente l'engine. Quindi secondo me la cosa migliore da fare è di man mano tenersi le carte staple, quantomeno, non le carte engine specifiche, perché quelle magari non ti servono più, le vendi, giustamente, le dai via. Però le carte, quelle che ti possono servire in futuro, quelle io consiglio di tenerle sempre. Okay. Un giochino che uno può fare se vuole è quando si abbassa la rarità della carta, tipo la carta è uscita solo secret, esce ultra, poi esce super, poi esce destructor. Se uno è un giocatore budget, ok, e ha bisogno di, comunque non lavora, ad esempio studia, può prendere, vendere la secret e ricomprarsela ultra, che comunque qualcosina lo porta a casa. Sì. Ad esempio, quando noi eravamo studenti, cercavamo di fare così. O tenevi sempre tutto alla massima per fare in modo che perdesse il meno valore possibile, oppure in base alla necessità vendevi e compravi, ma la staple la tenevi sempre, anche in una, anche common, però la devi tenere. E vabbè, per chiudere il discorso, per migliorare proprio, cioè in modo esponenziale, secondo me, e lo dico a tutti i giocatori che magari vogliono migliorare, eccetera, bisogna giocare con gente più forte. Cioè, se tu giochi con gente più forte di te, migliori esponenzialmente. E questo è il consiglio, diciamo, che proprio, che secondo me funziona di più, insomma. Okay. Se uno vuole migliorare sotto questo punto di vista. Ma... e non aver paura di chiedere le giocate, esatto, o quelle robe lì. Prima mi hai detto un attimo dell'elasticità durante il torneo, però sì, tipo effettivamente tu ti sei ritrovato in finale a dover giocare contro Vanquish, e Vanquish non era il mazzo più comune all'interno dell'evento, e non era, cioè, ed era uscito anche da poco. Sei riuscito a testare abbastanza contro quel mazzo o sei andato un po' a scatola chiusa? Allora, premettendo che ero in una situazione un po' strana, perché comunque, cioè, mi ero ritrovato in finale
con nessuno, cioè con la venue tutta chiusa, con l'acqua per terra, con... era una situazione un po' particolare. Però beh, tralasciando questo, io Vanquish Soul le avevo lette le carte, perché le avevo lette, perché comunque mi intrigava l'archetipo, ma questo due settimane fa, tre settimane fa, prima del nazionale, sì, sì. Però poi non le ho più lette, e quindi mi trovo in una situazione in cui dovevo, diciamo... Poi questo, ritornando al discorso dell'esperienza, sono arrivato a un punto, quindi in finale, che dovevo adattarmi il più velocemente possibile, cioè dovevo capire velocemente come giocare contro quel mazzo. Ed è quello che è stato più che altro game 1, perché giustamente game 1, giocando e diciamo grindando, quindi arrivando a una situazione tale da dover, diciamo, ragionare, ho capito che banalmente dovevo, con Shangri-La, dovevo loccare le zone ed evocare banalmente i mostri nella colonna nelle zone loccate, così che lui non poteva evocare il mostro per spaccarmi nella colonna, ad esempio. O banalmente ho capito proprio in finale che banalmente dire battle, tu forzavi tutti gli effetti dei suoi, perché il Link solamente in main, i mostri mi pare solamente in main, quindi tu dicendo battle forzavi tutto, ed è quello che poi è successo game 1, che ho, diciamo, ho forzato i suoi effetti e poi, diciamo, ho giocato e ho vinto. Diciamo che tu lì sei stato abbastanza capace da imparare il mazzo abbastanza veloce da poterlo battere, perché, diciamo, esatto. Non dico che lui abbia puntato solo sull'effetto sorpresa, ma sicuramente quello ha fatto tanto con... Sicuramente il mazzo è uscito, mi pare, il venerdì del torneo del nazionale, no? Il giovedì del nazionale, quindi sì. Sicuramente su quante partite fa lui, è 16 partite, sicuramente su 16 partite 12-13 partite gli avversari non sapevano cosa facevano le carte, sicuro. E quindi questo è un, diciamo, è sicuramente una cosa che ti dà vantaggio, perché sì. Quando l'avversario non conosce le tue carte, a prescindere, tu parti avvantaggiato, è come se parti 10 spanne avanti. Probabilmente in top no, ma sicuramente i primi turni dove la gente era sicuramente più scarsa, lì ha fatto, sì, sì, ha fatto tanto. L'ha fatto la differenza. Sì. No, comunque tu devi giocare il tuo mazzo al massimo delle tue possibilità. Se tu non hai mai letto una carta, ma una carta dice evoca un mostro dal mazzo, aggiungi carta dal mazzo alla mano, quella probabilmente è la carta che devi fermare. Sì. Cioè, capito? Esempio, game 2 della finale è partito un po' male, però è partito Stake Your Soul, quella che è evocata dal mazzo, e io là non ci ho pensato due volte, perché è proprio una carta che secondo me è una delle più forti del mazzo, in quel preciso istante ho pensato. Quindi niente, bisogna essere, questo poi però lo acquisisci col, cioè secondo me con l'esperienza, cioè non aver paura di fare quella mossa, perché magari dici che è sbagliata, però a posteriori poi dici se avessi fatto quella giocata. Bisogna saper usare il giusto, sì. Perché non puoi sempre usare, non puoi sempre fare la giocata rischiosa, però in certe situazioni la situazione te lo richiede, insomma. Cioè. Sì. E quindi questo lo acquisisci facendo tornei e risolvendo le discorsi. No, ovvio, perché sicuramente non dico che la stessa situazione ti è già capitata, però carte che facevano la stessa cosa le conoscevi, quindi sapevi come reagire. Esatto, sì. E per quanto riguarda invece il feature match, cioè come ci si trova a farlo? Nel senso, mette ansia, rischia di farti sbagliare, oppure è come fosse una partita normale? Vabbè, allora, secondo me il feature match... sicuramente è un'esperienza, perché comunque un giocatore che va al feature match per la prima volta, ovvio che è agitato, ovvio che è sotto pressione e è agitato. Perché sa che poi si riguarderà la partita e quindi se sbaglia poi si mangia le mani, eccetera. Diciamo che negli ultimi tornei, partendo da Utrecht, che mi hanno fatto un feature match in top 16, passando per Londra in top 32 e poi al nazionale due volte all'ultimo turno e poi in top 8, diciamo che è anche stimolante da un punto di vista, cioè dal mio punto di vista è stimolante. Ovvio che capisco che magari una persona che non l'ha mai fatto, come ho detto prima, è sotto pressione, ha paura di sbagliare e molto probabilmente qualche giocata, qualche errore che non avrebbe fatto se fosse stata una partita normale lo fa. Però secondo me, per il mio punto di vista e quindi per come me lo sono vista io, è diciamo un valore aggiunto. Cioè vado al future match e voglio dimostrare chi sono, cioè questo è diciamo il principio e quindi sono, cioè, mi carica banalmente andare al future match e comunque dimostrare
dimostrare, diciamo, a me stesso chi sono. Quindi questo. Una domanda che me l'hanno chiesta nei commenti del post che ho fatto: quante volte hai vinto il dado? Quante volte ho vinto il dado? Sì, cioè, nel senso, ti è andata a culo o dici, oh, l'ho perse tutte, però comunque sono stato bravo? Ma diciamo che il dado, ma secondo me siamo lì, cioè siamo 50-50. Cioè, se ho fatto 16 partite, avrò vinto il dado 7-8 volte, non so di preciso dirtelo, no. Però avevo una lista talmente versatile, andando primo e andando secondo, che neanche sentivo la differenza. Quando perdevo il dado, okay, non è che dicevi, cazzo, cioè, ho perso il dado. Ecco, questo è l'importante. Se il tuo mazzo, ok, è forte solamente andando primo, non è un mazzo che devi, che puoi tenere in considerazione, perché tu parti dal presupposto che il 50% delle partite vai secondo. E quindi se il 50% delle partite vai secondo e il tuo mazzo andando primo vince solamente andando primo, tu perdi il 50% delle partite. E lì è fondamentale, quando costruisci, che tu abbia dei flex. Tu devi giocare il tuo mazzo consapevole del fatto che il 50% delle partite andrà seconde, quindi deve essere forte sia andando primo, giustamente, ma soprattutto andando secondo. Cioè, molto spesso tu misuri la forza del mazzo per, diciamo, quante volte vinci andando secondo, che è quella che fa la differenza, insomma, al giorno d'oggi, in meta, sì, sì. Cioè, al gioco di oggi, un mazzo si considera forte quando, andando secondo, ha molte possibilità di vincere. Ovviamente deve vincere andando primo, però un mazzo che vince solamente andando primo, appunto, come ho detto prima, non è un mazzo che ha tante possibilità poi di vincere effettivamente un torneo. Ok, no, perché tanta gente vedo che dice, no, listo la prima per andare primo o andare solo secondo. Almeno così sfatiamo questo mito, perché effettivamente il mazzo deve essere sempre versatile. Esatto. Questa è, diciamo, la cosa fondamentale. Bene, io prima di concludere farei un'ultima domanda, perché ovviamente avendo vinto adesso dal nazionale devi passare all'europeo e poi, mi è stato detto, anche a un torneo secondario per il mondiale, giusto? Non ti chiedo ovviamente il mazzo perché non lo vuoi spoilerare, però come pensi di prepararti? Non so effettivamente cosa devo giocare, però. No, allora ti dico, adesso a breve, a fine mese, ci sarà l'europeo, che è sempre il torneo un po' più sentito, perché sappiamo che i primi 3 o 4, adesso non so, vanno al mondiale, che è, diciamo, il torneo a cui aspirano appena inizi a giocare, ma al mondiale è il mio sogno, ed è quello che è sempre stato e che lo è anche adesso. Ci sarà l'europeo, ci stiamo preparando insieme, e quindi cercheremo di far bene anche lì. E prima dell'europeo c'è questo torneo qua particolare di 32 persone, i 16 migliori dell'anno del 2019 che non hanno fatto il mondiale e i 16 di quest'anno qui, e i primi 3, sono 5 turni top 8, top 4, e i primi 3 o 4 vanno al mondiale. E quindi c'è questa possibilità in più per raggiungere quello che è, diciamo, il mio obiettivo, no? E quindi molto particolare la situazione, perché non devi solamente preparare l'europeo, ma devi preparare anche il torneo del venerdì, che molto spesso, comunque molto presumibilmente, si andranno a giocare due mazzi diversi, per il fattore di non spoilerare il mazzo che poi giochi il giorno dopo, no? Quindi è un po' difficile, è un po' più impegnativo sotto questo punto di vista, perché appunto ti devi preparare bene, eccetera, però diciamo che avendo un gruppo solido, amici con la quale preparare i tornei, sono abbastanza tranquillo e speriamo che vada bene. No, sarei contento, perché che video incredibile potrebbe uscire? Podcast, parliamo col vincitore del mondiale. Sarebbe una cosa senza senso. Mi devo toccare. No, assolutamente. Guarda, spero per te, perché sarebbe una roba incredibile. E poi... anche la prize card non è che costi poco. La prize card, diciamo che sì, è un riconoscimento, però alla fine tu in questo gioco non giochi per i soldi, no. Non giochi per i premi, ma giochi per la gloria, cioè tu giochi perché tu vuoi arrivare lì, cioè, sì. perché quando inizi a giocare tu dici voglio arrivare lì, voglio eccetera, quindi diciamo che quello è l'obiettivo. Facessero come Magic che vedessero un premio in denaro, potrebbe essere una cosa molto interessante, però vabbè. Adesso va di moda One Piece. Ti vuoi spostare pure tu come Luigi Amiato, che si mette a fare One Piece, o continui con Yu-Gi-Oh? Io continuerò finché non si sa, però adesso pensiamo a quello che verrà, e a fine mese abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, due grandi obiettivi da raggiungere. E... il secondo? Sono due tornei. Nel senso anche che l'altro torneo. Uno è la finalina per il mondiale e l'altro quello di noi comuni mortali.
che all'europeo. No, va bene. Del team vostro, in quanti vanno all'europeo? Nell'Armageddon 15 persone tutti andiamo, ok, già. Che ha l'europeo 15-20 persone, sì. Ah, e ultima domanda così off topic: Kashtira post banned, come lo vedi? Secondo me è meno, come si dice, è meno sbagliato sotto questo punto di vista, perché comunque capisco che è una carta come Diablosis o una carta come, è meno come si dice, non so, è meno tossico come mazzo, però è sempre più forte. Cioè, a mio parere l'engine Kashtira è di base più forte, perché io penso che Kashtira era, insieme a Flowunder, diciamo, era l'unico mazzo che reggeva Tyr. Secondo me Tyr, personalmente, mazzo più forte di sempre, è stato il mazzo più forte della storia. E non essendoci più Tyr e Kashtira è l'unico che praticamente rimane, di base l'engine Kashtira, che è stato fatto secondo me per cercare di tenere, di reggere Tyr, sta di base sopra i mazzi che ci sono adesso. Quindi secondo me Kashtira nel formato, se non è il mazzo, diciamo, T0, perché non c'è un T0, è tra i T1, è quello, diciamo, più forte, che sta più sopra. Uno dei motivi è perché non devi usare il graveyard. Esatto, perché c'è una carta che si chiama Dimensional Shifter, che mette su due piani diversi le cose, quindi... Sì, sì, no. C'è stato un meta dove lanci shifter, passi. Esatto, quello. Quindi poi appunto quanto sia forte il mazzo grind game nel momento in cui tu c'hai giù uno tra Ogre e Fenrir, esatto. 2004 che picchia tutti i turni, ogni corno le va dall'extra, cioè. Tutte le carte Kashtira quando picchiano fanno delle robe forti, ad esempio anche Scarecrow, il secondo effetto di Scarecrow è fondamentale, esatto, in partita. Esatto, quindi anche perché comunque il mazzo come Kashtira si può permettere tanti flex spot, sì. Cioè un mazzo forte andando primo, perché ti fa, appunto, è solido andando primo, e andando secondo comunque, cioè, si può permettere tanti flex spot, comunque tante carte che ti aiutano a vincere andando secondo. Lo stesso Engine Kashtira, lo stesso Ferrir, banalmente, è una carta che andando secondo è molto forte. Cioè, è oggettivo secondo me che Kashtira sia ancora, con la banned e tutto, il mazzo più forte. E poi qui bisogna fare un applauso a Konami, devo dire, per il fatto di scegliere di non andare a toccare l'engine del mazzo. Metti ad unicorno, lo senti, perché non è che non lo senti, sì. Perché se tu prendi e inizi a fare le mani, su 100 mani, quelle due mani in cui non c'hai quell'unicorno e bricchi, puoi perdere la partita. Però, allo stesso tempo, non l'hanno ammazzato come engine. È importante anche perché vuol dire che l'azienda si mette nei panni di un giocatore che dice: ah, quando è uscito Kashtira ho speso 300-400 euro per prendermi il core, ok? È meglio se mi bannano una carta dell'extra deck tossica, perché Rezard comunque sì, va sotto tante cose, comunque è macrocosmo con 3000 di attacco che fa da Rident, cioè. Adesso ce n'è uno solo, però. Uno solo si può riciclare in tanti modi anche lì, però. Non c'è più Diablosis, quindi comunque è più fair sotto questo punto di vista. Il board che va a fare Kashtira non è il board che faceva prima, non si può più bloccare 5, così, quindi è un po' più fair tra questo, sì, punto di vista, sotto questo punto di vista. Però di base l'engine, cioè, è più forte di tutti gli altri. A parte in Tirlament, che non potevano fare altro che massacrarlo quel mazzo lì, perché era fortissimo. Adesso anche le toccate che hanno dato a Wraith o a Runic sono praticamente inesistenti. Cioè, non stanno andando a toccare l'engine del mazzo. È meglio che tocchi direttamente la carta problematica e basta. Tipo con Alchifibrax, quando hanno fatto Alchifibrax, com'è che si chiamava? Needle Fever. Hanno iniziato, hanno bannato 70 tuner diversi, ci avevamo in Ballist, no? Hanno bannato quello, sono usciti tutti dalla Ballist. Per forza di cose, è meglio dare una toccata diretta alla carta piuttosto che prendere e ammazzare l'engine, perché appunto noi indipendentemente faremo 7 o 8 tornei fondamentali all'anno, su un 4CS nazionale, europeo, lui c'ha la finalina, sono questi tornei, no? Però allo stesso tempo uno dice: sì, ma non è che posso permettere di spendere 400 euro esatto, tutti i mesi. Esce una staple nuova tipo Trust, 200 euro, esatto. Esce questo, cioè, quindi su questo una buona visione, ecco, sicuramente. No, ma tanto era da un po' che la Konami aveva smesso di toccare l'engine, ma tutto quello che si unisce fuori,
che non è parte dell'engine, che rende problematico, tipo Virtual World. Virtual World era carino come mazzo, poi c'aveva quel Xyz Rank 8, che mi sfugge il nome adesso. No, cos'era? Calamities? Sì, Calamities, cioè il problema era Calamities, non era niente del mazzo. Come hai detto te, poi Tier Lament era su un altro livello. In Giappone l'avevano toccato ed era comunque meta, quindi bisognava per forza trovare una soluzione. Se gli è stampato una carta con scritto l'avversario non può giocare, deve andare in Ballist, punto. Non è difficile capire. Un po' minamistica. Però lì ci ha fatto vincere tanti tornei. Ci hanno messo anche un po' a bannarla, nel senso nessuno la voleva in questo gioco, e comunque è durata non si sa quanti anni, vabbè. Sì, è durata, è uscita nel 2019 mi pare. Sì, 2019. Sì. È durata ben 3 anni. Beh, in Giappone c'hanno Max C, ad esempio. Questo è un dibattito molto acceso tra i giocatori competitivi. Se sia più giusto Max C, Mina Mistica o cose del genere. Non ve lo chiedo per non litigare. Non ve lo chiedo se lo volete o meno, se no litighiamo. Voi lo volete? Io sì. Ma allora, bravo, mi piace. È una cosa personale, nel senso che comunque se a te piacciono più i mazzi control, quindi come a me piace più i mazzi control, è ovvio che Max C mi piace perché comunque va a rallentare il meta. Cioè i mazzi combo, diciamo, ne risentono se entra Max C nel meta, quindi io sono pro, ma per un gusto personale, perché a me piacciono più i mazzi control. Qualsiasi carta di questo tipo ci sia legale, tu devi sempre sia considerarla per giocarla, sia considerarla per giocarci contro. Sì. Tu non ti puoi mai permettere di non tenerla da conto. Beh, se tu puoi vincere, mi ricordo nel 2018, con Slash Draw FTK, che lo giocava Joshua, e tu sei un giocatore abbastanza bravo da poter giocare quella roba lì e ti permette di vincere, gioca. Però allo stesso tempo, se tu vuoi fare un buon torneo, sai che potresti beccare in bolla o in top un mazzo del genere. Genere devi tenere in considerazione. Prima ovviamente con Mina Mistica era più facile, cioè tutti dovranno giocare l'out di main. E devi avere anche le contromisure. E va bene ragazzi, penso che abbiamo finito, ci siamo fatti quasi un'ora, quindi mi posso ritenere soddisfatto. Grazie mille a tutte e due per aver partecipato. Luca, mi dispiace ma ti si è visto poco, se vuoi spostare... No, ma io sono qua solamente per fare compagnia a lui. Vabbè, tu spostati un attimo se vuoi fare un saluto. Abbiamo il mazzo che ci ha fatto fare entrambi top al nazionale carta per carta, e lui l'ha fatto vincere. Ha fatto top 16 e io primo posto. Alla fine vuol dire che la lista ha performato. No, quello lo fa. E lui è quello che, cioè, lui è il miglior deck builder che tu puoi avere. Cioè, io su 7 tornei, lui mi ha fatto il mazzo sempre praticamente. Su 7 tornei e 6 sono andati bene. E il settimo è quello che abbiamo detto prima di Dortmund, che ci siamo resi conto di quella piccola. Ci siamo resi conto qualche ora dopo che era della deadline per consegnare la lista del mazzo. Vabbè. Però diciamo che è tipo una cosa che funziona, cioè... Questo è importante, perché tu devi avere gente, tu devi avere quello con le idee, quello che te le aggiusta, quello che ti gioca il mazzo e quello che ti studia gli altri mazzi. Cioè noi ad esempio siamo così, cioè ci sono due ragazzi che giocano tanto su DB, due ragazzi che si mettono tanto a costruire i mazzi e un ragazzo che si mette a provare tutto quanto. Esatto. Capito? Vabbè, non per niente, cioè, in top 32 o 64 o 128, diciamo, i nomi vostri... Cioè, del team vostro compaiono abbastanza. Sì, vabbè, il mio team sì. Armageddon, comunque, come detto prima, in Italia, cioè, è il mazzo, cioè, è il team più forte. E anche in Europa si distingue facilmente. Quindi adesso vediamo all'europeo, speriamo di far bene, di raggiungere la massima competizione e basta. Guarda, assolutamente, te lo auguro. Detto questo, grazie. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!